Castello Spagnolo. Ciaca ciaca. Quindi, allora, abbiamo dei vasi, abbiamo dei fiori. Io intanto prima distruggo i vasi, perché abbiamo bisogno di un pelo pelo di energia. Ecco qua, e abbiamo anche bisogno delle carte, a quanto pare. Quindi abbiamo trovato l'amuleto del cane. Effettivamente non abbiamo più letto le carte nuove che abbiamo ottenuto, ma... Allora, ho guardato, perché ho voluto cercare magari un mazzo per riuscire a battere la gente. Però credo che le carte che otteniamo per vincere in quel modo, in quel video che ho visto... Bello, cos'è? Boh, non lo so. Si ottengono verso fine gioco, perché dovevamo usare Valmonte in forma di drago e quattro pugnali. Il pugnale non l'ho visto, il drago, appunto Valmonte, non ce l'abbiamo, abbiamo solo Valmonte in forma umana, che tra l'altro 666 non è neanche terribile. Però a quel punto tanto vale qualcuno che, a parte lui in T-pose, tanto vale qualcuno, esatto, con più potenza. Per esempio uno di loro, lui già non è male. E forse, guarda, a dirlo secondo me incontriamo lui oggi. Però potremmo incontrare anche lui, visto che l'abbiamo appena trovato. Lui sembra forte, dai Gui. Però non abbiamo i pugnali eventualmente. Disabilita l'avversario per 2 turni. Rimuove tutte le carte talismano dell'avversario. Guarisce i tuoi personaggi. Trasforma nel personaggio di fronte. Eh beh, questo in realtà non è neanche terribile. Però è situazionale, immagino. Forza Jade, apriamo. Ma poverina. Che poi io me lo ricordo il cartone. C'erano punti in cui a volte era proprio Jade ad usare i talismani. E mi ricordo un episodio dove aveva un talismano spezzato a metà e se li metteva tutti e due nelle scarpe per avere tutti e due i poteri. Belli gli scudi. Ma... Ok, sono tutti uguali, ognuno da una parte. Questo però, fammi indovinare, dobbiamo sistemarlo ognuno nel suo, vero? Allora, mettiamoci il talismano. Ecco qua, spostalo più avanti, ma mi serve, cioè mi serve il talismano? Vediamo se... Ah no, non ne avevo neanche bisogno, perfetto. Spostati, no, 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 intendevo... Ecco, bravo. Perfetto. Vabbè, questo enigma era easy easy proprio. Non so dove si sia aperta, però lo scopriremo immagino tra poco. Dai. Perfetto. Ecco qua. E da questa parte. Bravo. Forse c'è una porta a destra e una a sinistra. Tutte e due si sono aperte ora. Esatto. Ok, lì credo che abbiamo bisogno della scimmia. Qui abbiamo bisogno del talismano del drago. E di là abbiamo bisogno del talismano del cane. Quindi ipotizzo che i due talismani li troviamo tutti e due qua, ipotizzo oggi. Ok, io intanto mi metto sempre... La pecora cos'è che faceva? Sai che non me lo ricordo? Ah, il simbolo pecora, ok. Ah, era quello degli specchi. Era quello degli specchi, certo. Madonna mia, l'abbiamo usato una volta sola, non è che me lo ricordavo. D'accordo, iniziamo ad avanzare. Oh no, di nuovo questo... Sta cacata di... Allora, aspetta. Fai avanzare questi spuntoni, che così... Vabbè, questi vanno molto più lenti, mi sembra, di quelli dello spazio dell'altra volta. Ecco qua. Facile. E vieni anche tu. Madonna mia, quanto mi dà soddisfazione tirarli giù con praticamente solo una combo. Molto facile, molto giusto, molto meno rottura di balle. Ok, questi vanno già più veloce, si vede. Questo si vede che già va molto più veloce. Molto poi. Ecco qua. Perfetto. Vieni qui. La cosa sorprendente è quanto sia fatto bene il sistema di combo di questo gioco. Eppure basta una qualsiasi combo e tanto i nemici vanno giù. Eccolo qua, il talismano del drago. Vediamo che cosa fa la carta del talismano. Già ce l'avevamo. Attacco magico da 6 contro tutti i nemici. Minchia. Porca miseria. Ok, io intanto mi riprendo tutto. Non si sa mai che appunto trovavamo un'altra carta. Questo già si vede che va più veloce, però... Se abbiamo il controllo aereo, nessun problema. Qua si cade e si muore? Sì, si cade e si muore, quindi... Galletto, potere a me. Dio mio, ok. Calmi. Carta? Carta di... Ok, il tizio con la testa di non so che cosa, però... L'abbiamo trovata di nuovo e c'è di nuovo... I nostri cari Shadow Cani.
Ecco fatto, bella gomitata nello sterno. Carta? No, peccato. Ok, che cosa abbiamo qui? Ha un ingranaggio. Ce ne sono due, tra l'altro. Sai che mi aspettavo lui che gridava e cadeva di sotto? Mettilo. Ok. E la prima porta andata. Seconda porta. Come sempre, diamo una rottata. Carta. Ok, di nuovo il tipo tentacolo. Ai vasi, che così vediamo se troviamo appunto qualcosa di nuovo. Quindi abbiamo bisogno della scimmia. Lo scudo posso prenderlo? No, lo scudo no, ma la spada sì. Carina, tra l'altro. Molto bellina. È un gladio, tra l'altro, vorrei specificarlo. Ecco fa, molto bello. Molto bello, tra l'altro, katana contro gladio. Un combattimento interessante, fuori dal tempo, tra l'altro. Vieni qua. Perfetto. La cosa interessante è che con le armi fa 4 combo e non 3. Quindi se con 3 colpi uccidi un nemico, col quarto potresti uccidere quello che c'è dietro o dopo. Fammi indovinare. Qua mi trasformo in scimmia e forse troviamo anche nemici che dobbiamo evitare. Merda. Vabbè. Oh, ma mettimi ancora al muro. Ah, porca, pensa a te. Vabbè, tanto la spada purtroppo adesso la perdevamo lo stesso, quindi. Eccoci qua. Nemici? No? Peccato. Allora, giusto sicurezza, fa vedere se... ok, cioè, pensavo, ma non ci credevo neanche io, onesto. Vieni qua. Jackie? Jackie? Ecco fatto, perfetto. Ma se io vengo colpito in forma di scimmia, prendo più danni, secondo voi? Ah, ma posso bagnopare, E allora, vai. No, mi sa che... sono morto? Mi sa che prendo sempre uno di danno, d'accordo. Posso bagnoppare, quindi... Madonna mia, meno male che sono saltato dall'altra parte. Comunque Jackie in forma scimmia è orribile, è veramente brutto. Ecco fa... no, Jackie. La telecamera, Jackie, vai. Perfetto. Allora, di qua vediamo... ma Jade, per esempio, in questa zona, vabbè, penso che stia giù e non faccia assolutamente nulla. Ma vede suo zio trasformarsi in una scimmia, chissà cosa pensa. Wow, mio zio è incredibile. Porca miseria. Telecamera, porca miseria, dai. Va bene tutto, scendi. Jackie, bravo. Ok, posso toglierlo? No, devo per forza... no, perché non hai saltato? Adesso mi devo rifare di nuovo sto percorso. Ma non è che mi devo aggrappare qua, forse? No, a quanto pare è duro come l'acciaio, quel coso. Io ho dato per scontato se aggrappasse lì faceva la dondolata, invece no. Ah, perfetto, madonna mia. Forse ho dato troppo per scontato che non l'avrebbe fatto. Vai. Perfetto. Di nuovo. Vai. Ok, era molto più facile di quanto non sembrasse in realtà questa zona. E infatti c'è di nuovo il simbolo scimmia. Eccoci qua. Oh, tra l'altro piccolissimo il buco. Ah, meno male. Forziere. Con una carta del talismano del cane, vabbè. Dammi un po' di energia che siamo a corto. Altra carta. Oh, erano due. Ok, lo Shadow Khan col cappello. Mi sembra che erano due. No, mi sa che ho visto male io. Ecco fatto. Madonna mia, il sistema di combo, lo ripeto, è davvero fatto benissimo. Peccato che relativamente non serve a nulla, perché non ti trovi mai a dover usare un set per forza di cose di un tipo di combo o l'altro. Intanto qui sono respawnati tutti i vasi. Vabbè, potrei anche farmi un altro giro giusto per vedere... ah, ma c'è il tizio! Dove cacchio... da quando è apparso? Non l'ho visto prima. Dicevo, potevo farmi un giro per vedere se mi appariva qualche carta nuova, ma... mi avevano detto che qui è un buon posto per fare pesca. Eccoci qua, Jade. Tira giù la leva. Tu e il tuo peso di 10 kg. Ecco fatto. Mo' guarda, chissà chi è. Chissà chi è quel bel fusto vestito di verde. Valmont! Il talismano del drago.
Ancora una volta arrivi troppo tardi, archeologo. Per il mio nuovo aiutante sarà un piacere annientarti. Ti immagino. Divertiti pure, Thorum. Io ho altre cose di cui occuparmi. Ma lui in realtà è uno dei buoni. Però penso che lo diventerà adesso. Arriva Jade. Ah no, è lui che scappa. Tum, tum, tum. Allora, calmi un attimo. Ok, devo fare qualche azione particolare. Aia, ok, calmi. Ah, aspetta, forse ho capito, aspetta. Come faccio a pararmi io? Forse ho capito, vieni qua. Ah, col cerchio mi paro. Ok, ho capito. Ho capito, aspetta, prova a farmi una presa. Ok, devo reversarlo, come abbiamo fatto con il macio. Ok, 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 ci siamo. Perché era impossibile che loro si parassero, io no, a questo punto. Anche perché oggettivamente fai prima a colpire piuttosto che a pararti. Ok, bello. Abbiamo trovato anche il talismano del serpente. Di nuovo, vai. Ecco fatto. Forza, dai. Di nuovo. Aia. Ancora, vai. Perfetto, tre volte, come sempre. Vittoria. Così proprio. Hai vinto, tieni. Zio Jackie. Sei stato forte, Jackie. Ma non mi hai visto. Questo non era nei patti. Eh? Valmont mi tratta come uno schiavo. Sono sempre io a levargli le castagne dal fuoco. Perché non te ne vai allora? Esatto. Non ho nessun altro. Vieni con Potresti noi. Potresti unirti a noi e aiutarci a sconfiggere Valmont e la Mano Nera. Mi accettereste? Anche se vi ho attaccato. Beh. È sicuro, nessun rancore. Mai visto Dragon Ball? Ci farebbe davvero comodo. Allora c'è. Affare fatto. Jade, resta qui e fai conoscenza con il nostro nuovo amico. Con il nostro gigantesco amico. Certo, Jackie, non c'è problema. Anche perché, scusami, il nipote sarà al sicuro con me. Certo. D'accordo. State attenti voi due. Valmont è ancora nei paraggi. Aspetta. Combustione. Quando il talismano del drago attivo il suo possessore brucerà nel fuoco magico. Quindi prendo danno, ma faccio danno, tipo? Andiamo a vedere. Ok. Ah, forse intende che posso attraversare il fuoco. Una roba del genere. Vabbè, teniamo il talismano del drago e vediamo che succede. Allora, Valmont, ho vinto. Svelto, attiva la scatola degli amici. Ancora. Non bastava quindi un boss. Ce ne sono due in questa zona. Chi è che appare? Quello tentacolo o quello muscoloso? Quello muscoloso, ok. Madonna, lui è grosso. Tra l'altro è figo come design. Sei libero. Già, Shenmue, sono libero. Libero di fare quello che voglio. Ricorda che sono stato io a portarti qui, dai qui, e posso rimandarti indietro altrettanto in fretta. Ah, certo. Lui è figo come doppiato. Shendo, tuo fratello sta parlando con te. Shendo? Ho sempre saputo che era un vigliacco. Non so cosa ti abbia detto Shendo, ma abbiamo bisogno che tu faccia qualcosa per noi. Uccida quell'uomo. Devi eliminare un certo insetto che ci crea dei problemi. Un insetto? E voi avete richiamato dagli inferi. Ha ragione. Il demone della terra per schiacciare un insetto. Quell'insetto. Beh, non solo, ma sì, uno dei motivi era questo. Sto cominciando a perdere la pazienza. Dopo vi dico una cosa su Valmont, tra l'altro. Insetto. È proprio lì. Preparati a morire. Minchia, è cattivissimo lui. Adesso viene il bello. Lui è proprio cattivo ed è grosso, grosso. Madonna mia. Madonna. Velocissimo il fra, eh.
Madonna, calmo, calmo. Ok, non lo sgarfisci manco per il cacchio questo. Come lo colpiamo? Aspetta, aspetta, forse ho capito. Fammi, dammi il drago. Come... Lanciami una palla di fuoco. Ah, ecco come, aspetta. Rilanciamene una. Rilancia una palla. No, non ho capito. Proviamo un secondo. Vediamo se mi lancia le palle, se mi prende. Ok, sì, mi prende. Dai. Ah, che combattimento inutilmente lungo. Io me ne nascondo qua adesso. Me ne resto nascosto. Oh, finalmente. Dai, bello. Vediamo se... Perché lui si schianta esattamente contro i pali. Aspetta. Vai, vai, vai. Lanciaglielo. Ok, andata. Oh, finalmente. Perché è intoccabile. È intoccabile il fra, eh. Quindi l'unica cosa era ucciderlo con la roba che c'è qua in giro. Per forza. E niente, io resto qua finché lui non va sottoterra. A questo punto. A sto punto, esatto. Finché non sei tu che ci vai, io me ne sto fermo. Perfetto. Buttaglielo contro. Dai, bello, vieni. Perfetto, muoviti. Ecco qua, dai. Lanciamene ancora uno. Io salto. Tu lanci la palla. Io salto. E vai sottoterra, perfetto. Ok, spero che non dobbiamo farle tutte e quattro. E spero che tre bastino. Ma dov'è arrivato l'altro zio? Adesso, Toru. Perché ancora il fiore? Ma l'abbiamo usato l'altra volta. Vai! Dentro il fiore! Particolare come zona. Non ero sicuro di poter sconfiggere qualcosa. Sono lieto di poterti aiutare. Beh. Davvero notevole. Saresti un ottimo apprendista. Torna con noi a San Francisco e lo zietto ti insegnerà tante altre cose. Eh! Oh, grazie. Mi piacerebbe tantissimo. Siete stati tutti così gentili con me. Affare fatto, allora. Forse dovremmo allargare un po' la porta del negozio. Eh beh, sì. Ma sono sicuro che sarai un ottimo studente. Lo spero. Evviva! Nuovi amici! Però scusami, il coso del cane? Jackie, lo zietto ha saputo dove trovare un altro talismano. Ok. Ah, sì. E in quale posto sperduto devo andare questa volta? Non dirmi che anche questo è nello spazio. In realtà è in mostra all'Accademia delle Scienze, okay, del Golden Gate Park. Al Capitano Black è giunta voce che qualcuno ha intenzione di rubarlo. Chissà chi è. E vorrebbe che tu lo recuperassi prima che il piano venga eseguito. Un'altra cosa. Qualcuno? La mano nera, vorrei dire. Sono sempre loro di mezzo. Allo zietto non piace il tuo tono. Mostra più rispetto per gli anziani. Sì, mi zio. Mi piace, zio. Un'altra cosa. Già che sei lì, vedi di procurarti un flauto. Ho la sensazione che potrebbe rivelarsi molto importante. D'accordo, zio, sarà fatto. Un'altra cosa. Sì, zio. Vai alla casa d'aste di North Beach e comprami un braccialetto d'oro. Tieni, prendi questo denaro, ma non sperperarlo. Ma secondo me non gliene frega nulla noi di quanti soldi usiamo.
Vabbè, ogni volta ne riceviamo sempre di più. Dove ha messo? Eccoli là. Sai che forse era proprio quello il primo strumento che abbiamo preso? Quel coso lì verde. Peccato aver perso il primo, però adesso mi viene il dubbio. Ok, scendiamo di nuovo di sotto. Ho ricaricato il salvataggio. Io ho dato per scontato che non si poteva entrare perché ho pensato servisse il talismano del cane. Invece bastava fare così. Pensa un po' che stronzo. Invincibilità. Quando è attivo il talismano cane crea uno scudo magico intorno al suo possessore. I danni che gli vengono inflitti prosciugheranno la sua energia piuttosto che i suoi punti vita. Ok, è come avere una seconda barra della vita, insomma. Ci sta. Vediamo. Oh, ho sbagliato, scusami. Fammela vedere, giusto per... Ah, proprio così. Ah beh, allora scusami. Nel momento in cui non mi colpiscono sono letteralmente invincibile. Se non mi consuma neanche il ki, è letteralmente invincibilità 101 questa, Contro magari gruppi grossi di nemici. Sta roba qui è fantastica. Ecco fatto. Infatti ho ottenuto anche un'altra carta. Vieni qua, aspetta, aspetta, dammela. Grazie. No, se ti prosciugava l'energia nel mentre che la tieni attiva poteva essere un rischio. Ma così è. Sei invincibile 100%. O meglio, ti si consuma il ki e non la vita.